È stata appena presentata e c'è già chi la critica. Per qualcuno è una semplice capture allungata, per altri una Austral ridimensionata. In realtà, entrambe queste considerazioni possono diventare altrettante carte vincenti per la nuova Renault Symbioz, novità della casa francese per il segmento C. È un'auto pensata per le famiglie, lunga 4,41 m e con linee piacevoli, soprattutto nella parte posteriore, mentre l'anteriore richiama ovviamente il nuovo family feeling degli ultimi modelli della Losanga, con fari full LED. Una sagoma piuttosto regolare che, senza esagerare nelle misure, offre tanto spazio interno, soprattutto nel bagagliaio, con una capacità record da 624 litri in configurazione standard, che può essere aumentata di altri 70 litri spostando in avanti i sedili posteriori grazie alla panchetta scorrevole di 16 cm. Dietro ci sono anche le bocchette del clima. Particolarità della Symbioz è il tento panoramico in vetro che, grazie a un sistema di cristalli liquidi, si opacizza per ridurre la trasparenza e la quantità di luce che entra in abitacolo. La plancia è di fatto quella della Captur. Anche sulla Symbioz troviamo il cruscotto digitale da 10 pollici e il display dell'infotainment da 10 pollici e 4 con Google Automotive integrato, in modo da avere mappe e informazioni sul traffico sempre aggiornate. In base agli allestimenti si possono avere cerchi da 18 o 19 pollici, questi ultimi compresi nella versione Alpine, la più sportiva. Unica la motorizzazione con trazione anteriore, un 1.6 benzina 4 cilindri aspirato, base del sistema Full Hybrid E-Tech Renault da 145 cavalli con cambio automatico. Sistema collaudato che ottimizza i consumi e garantisce buon comfort di guida su tutte le percorrenze. La nuova Symbioz sarà ordinabile da giugno e le prime vetture arriveranno in concessionaria a settembre, ancora non comunicati i prezzi. A voi piace questa nuova auto o la trovate come alcuni una via di mezzo tra i modelli già presenti nel listino della Renault? Fatemelo sapere, spero intanto che il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Buoni chilometri a tutti, ciao!